Apriamo questa puntata con un grande classico della tradizione gastronomica abruzzese, degli gnocchi bellissimi di patate realizzati dal nostro chef Tiziano Paolini. Ciao Jennifer, ciao a tutti. Oggi ho fatto uno gnocco di patate un po' più grande, un po' più verace. Belli, bellissimi così, mi piace proprio la forma che gli hai dato. Sì, sono un po' più grandi del solito perché sì. Per il pesce si fanno un po' più piccoli, in questo caso con le verdure li ho fatti un po' più corposi. Ecco, gli occhi molto particolari perché li andremo a realizzare con degli estratti di verdure, sì, giusto? Sì, che rimaniamo sempre in tema di verdure, quindi faremo in questo caso proprio, diciamo, vegetariano perché non c'è nessun accenno di grasso. Anzi, è vegano, non vegano, vegetariano, sì, un nessun accenno vegano. Di grasso animale in questo caso. È molto, sempre molto semplice, da questa parola ormai c'è sempre la semplicità, quindi andiamo a fare degli gnocchi, questo è l'impasto degli gnocchi, abbiamo fatto questi gnocchi un po' più grandi e la cosa un po' più ricercata da fare sono questi estratti. Okay. Per chi ha l'estrattore a casa, diciamo che ormai giorno d'oggi ce l'hanno un po' tutti l'estrattore, chi non ha l'estrattore si può diciamo frullare e poi passare. Okay. E il risultato più o meno è simile. Quindi abbiamo tre diversi. Allora, sì. Il primo, iniziamo con questo. Allora, questo è una melanzana, questo è un peperone e questo è la zucchina. Quindi gli ingredienti sono melanzane, zucchine e peperoni. Mamma mia, il peperone, quanto è intenso! È solo estratto, quindi non c'è olio, non c'è sale, non Pazzesco. C'è niente. Cosa andiamo a fare? Le operazioni un po' più lunghe da fare. Tutte e tre le verdure da cucinare in forno alla massima potenza del forno. Quindi 240, 220, 260, quello che ha di potenza, all'incirca 10 minuti. Si deve bello diciamo colorire. La melanzana, un consiglio, tagliamola in quattro, così arriva prima la cottura nel cuore. Le teniamo, le tiriamo fuori dal forno, le teniamo in una ciotola per una decina di minuti con la pellicola, che diciamo il calore tireranno fuori la loro acqua. Perfetto, ormai ripeto, sei una di noi, inutile. Vi sento sempre a raccontare queste cose, vi anticipo ogni tanto, così Bravissima. Faccio vedere che sono diventata brava anche io. No, è brava. No. Quindi facciamo questi estratti, li mettiamo nell'estrattore oppure li frulliamo e li separiamo, sono questi qua. Facciamo un pane al peperone che ormai abbiamo spiegato tantissime volte. Però se me lo ridici, è quanto mi piace questo pane. Pane raffermo, peperone dolce fritto, mettiamo scolato, mettiamo tutto in un mixer e frulliamo e questo è il risultato, un pane croccante per dare croccantezza. Quindi il peperone prima deve essere fritto? Sì, sempre prima fritto, okay. In questo caso. Se no si può anche fare un'altra versione col peperone fresco, okay. Pane raffermo, frulli, ma poi devi passarlo in padella al forno per farlo asciugare. Farlo tostare, ok. Sì. Poi, se ricordi, giorni fa abbiamo fatto una puntata con la crepe e la velutata di spinaci. Sì. Cosa andiamo a fare? Andiamo a recuperare quella vellutata, okay. Perché abbiamo detto che è versatile. Sì, quindi okay. Andate a fare quel piatto, vi avanza la vellutata. Ce ne facciamo un altro. Questa è la vellutata e ci andremo a fare a spadellare gli gnocchi. Benissimo. Con l'ischia che sarebbe una vellutata di spinaci. Ok. Infine, spolverata di pinoli. Piatto vegano, pensato per i nostri amici vegani, ma perfetto per tutti perché è veramente ricco di profumi, di sapori. Gli gnocchi sono un grande classico, gnocchi semplici di patate che certo. Secondo me a casa tutti facciamo, tutti certo. Sappiamo fare. A questo punto che facciamo? Andiamo a cucinare gli gnocchi, spadellarlo con la nostra vellutata e poi finiamo di condire a tavola. Perfetto. Allora, versiamo la nostra vellutata sì, in una padella. E la facciamo, immagino, leggermente scaldare. Sì, non la accendiamo prima, perché essendo già una vellutata, okay. Rischiamo di farla attaccare nella padella. Ecco, nel frattempo abbiamo anche già buttato i nostri gnocchi, sì. Che chiaramente hanno un tempo di cottura anche abbastanza breve. Sì, è molto veloce, un paio di minuti. Che poi andremo a ripassare in questa bellissima vellutata. Sì, così abbiamo recuperato comunque la base di un'altra ricetta. Certo, ecco, per chi si fosse sintonizzato con noi in questo momento, stiamo realizzando degli gnocchi saltati con una vellutata di spinaci e patate che poi andremo a condire con delle estrazioni diverse di verdure diverse.
Questa è la cosa bella, che comunque di base viene spadellato con questa vellutata di spinaci, quindi prende gusto e corpo. E poi tutte le altre verdure le andremo a mettere sopra, così da poi riconoscere e sentire tutte le verdure. Sì, in modo che si possano distinguere bene, sì, i sapori. Sì, certo. Ovviamente tutto leggero, salutare, perché come vedi non facciamo soffritti, non abbiamo fatto spadellate diciamo molto pesanti, quindi il piatto è leggero, si può preparare prima. Certo. Ok. I nostri gnocchi sono pronti. E li facciamo saltare in questa bella vellutata, in questa, sì, bella cremina. Ecco, questo è un piatto che può essere un piatto vegano se negli gnocchi non mettiamo l'uovo. Certo. Se mettiamo l'uovo diventa un piatto vegetariano. Certo. Eccoci qua. Io direi che è un piatto perfetto per tutti, indipendentemente dalle scuole di appartenenza. Sicuramente. Per chi comunque vuole rimanere... È un piatto da buon gustai. Buon gustaio, ma anche leggero, perché alla fine lo gnocco, sì. Assolutamente sì. Leggero perché tra l'altro le verdure sono veramente trattate in maniera, sì, super naturale, quindi non c'è soffritto, non c'è nulla, quindi anche sano, oltre che leggero. Ok. Ci siamo. Andiamo ad impiattare. Andiamo ad impiattare. Ed eccoci prontissimi per la fase che più mi piace, quella dell'impiattamento. Diciamo dell'assemblamento, andiamo a assemblare perché noi assembliamo la fine. Ma guardate che bella questa cremina, cioè questi gnocchi sono stupendi. Ok. Io direi che se non abbiamo l'estrattore andiamo con il pane croccante sopra e già potrebbe essere già un piatto completo. Sono d'accordo, sono pienamente d'accordo. Se abbiamo l'estrattore, ok, altrimenti... Ok. Potremmo quasi anche evitare. Poi, guardate la minuziosità del nostro chef. Beh, è giusto. È giusto, è giusto. Allora, le nostre estrazioni. Ma sono belle dense. Sì, sì, perché comunque quando andiamo ad estrarre, tipo la melanzana, esce bella densa. Il peperone rimane un po' più liquido. Questo perché comunque l'abbiamo passato prima in forno. Sì, e ha ricacciato l'acqua. Mamma che bello. Senti, questo piatto è stupendo. Il profumo? Tiziano. Di questo ne mangerei a tonnellate, Tiziano, sai? Adesso avrai la possibilità. Perché adoro le verdure, mi piacciono tanto. Secondo poi perché i sensi di colpa si dimezzano. Quindi un po' di croccante. Mamma che spettacolo. Alla fine. Ah giusto, anche i pinoli. Io questa volta avevo dimenticato io. Dai, questa volta ho ripreso. Dai, ho acquistato 10 punti. Jennifer. Io pronto, sono senza parole, un piatto di una semplicità estrema, bellissimo, colorato e pensate soprattutto che in questo piatto non c'è soffritto, cioè no, le temperature vengono rispettate, quindi comunque tutte le proprietà benefiche delle verdure sono nostre, quindi veramente facciamo un'immersione in un piatto di salute, di vera salute, quindi e questa cosa in cucina è importantissima, soprattutto io dico Tiziano, anche quando mangiamo dall'antipasto al dolce, se cerchiamo di alleggerire i piatti, sì, è vero, e riusciamo a mangiare tutto. Sì, dobbiamo comunque saper bilanciare, specialmente noi nei ristoranti, comunque bilanciare i soffritti. Diciamo le calorie, appunto, perché se facciamo un percorso è esatto, tutto soffritto, arrivi alla terza portata che non mangi più nulla. Anche le porzioni, ogni tanto qualcuno mi dice però avete fatto quel... mi sono arrivate delle critiche. Immagino. E voglio sottolineare che per quanto riguarda le porzioni, che sono un po' piccoline, però noi facciamo sempre delle proposte che vanno sempre un po' inquadrate in un discorso di complessità, cioè nel senso che magari noi prepariamo un assaggio di primo perché poi prevediamo che magari si mangi anche il secondo, l'antipasto, quindi la motivazione è solo quella. Chiaramente, e questo però secondo me non c'è neanche bisogno di ribadirlo, se facciamo piatto unico ne possiamo mangiare una quantità maggiore, cioè certo, possiamo fare certo il piattone, poi chiaramente noi dobbiamo fare... Sì, dobbiamo far sì che i piatti siano anche belli, quindi magari certo la porzione più piccolina, però insomma se abbiamo esatto fame aumentiamo, non ci sono problemi. è bella la diversità, certo, no? Possiamo aumentare e diminuire in base alle nostre... Allora, io se fosse per me mangerei 800 cose diverse e in porzioni piccolissime, sì, tutti piccoli finger, sì, per poter assaggiare
tutto, perché io amo assaggiare, provare, sperimentare e difficilmente mi piace mangiare una cosa sola in grandi quantità. Sono d'accordo, anche quello che facciamo noi in cucina, esatto, tutti i giorni. Anche perché a me non piace il senso di sazietà, mi sento proprio male, quindi preferisco fare così. Poi però ognuno, insomma, può scegliere di fare come meglio credo, soprattutto come più gli piace, perché la cucina e il cibo devono essere un piacere. Grazie Tiziano. Grazie a voi, come sempre. Come sempre, grazie a voi per essere stati insieme a noi. Vi invito a rivedere tutte le nostre puntate su YouTube. Grazie Tiziano. Di nuovo. E noi ci vediamo domani. Ciao.